falena assassina vuole giocare, eh? Il suo cervello da insetto non può competere col mio. Oh, tempesta laser difensiva! Batgirl, ti presento la mia nuova barriera protettiva. E ora preparati a dire addio al Batjet. Emergenza. Guasto nel sistema. Avanti, portami in salvo! Oh, bene, ti sei risvegliata! Spero che il bozzolo ti tenga abbastanza caldo. Non voglio che la mia nuova partner si becchi un raffreddore. La tua nuova partner? La nostra squadra si chiamerà Creature della Notte. Sì, perché siamo un pipistrello e una falena. Ho preparato anche le giacche. Porti una media, vero? Ragazze, dovreste andare a dormire. Finirete il vostro progetto domattina. Ancora qualche minuto. Dottor Magnus, ecco il circuito elettrico. Wow, ma guarda che meraviglia! Oh, il merito è dei miei genitori. Io ho solo aggiunto qualche accessorio. Che magnifico esemplare! Oh, c'è una piccola macchia qui. Rovina la bellezza della tua navicella. Grazie. I pulviscoli di criptonite cristallizzata si insinuano ovunque. Lina, consulente tecnologica. Oh, hai preso il vecchio posto di Batgirl. Benvenuta a... Oh, una chiamata d'emergenza da Batgirl. Evidentemente è nei guai. È ora di mettere alla prova questa navicella. Piacere di conoscerti, Supergirl. Io e te, soci nel crimine, insieme si supera ogni limite. La tua chiamata sul dispositivo di tracciamento mi ha condotta dritta da te. Ah, appena in tempo. Voleva che cantassi con lui. Avevo preparato anche le tazze con il nostro logo. Purtroppo per te dovrai usarle in prigione. L'unità crimini speciali verrà a prenderti. Quindi non sarai la mia partner? Scusa, falena assassina, ma ho già la migliore partner del mondo. Super migliori amiche! Le mie vacanze di primavera di Frost. È iniziato tutto con un incarico speciale per la classe Task Force X della preside Waller. Abbiamo scoperto che la Scina è in programma di liberare le furie femminili da Berrev. Se questo accadesse, sicuramente si vendicherebbero contro la scuola superiore dei supereroi. Ricapitoliamo la nostra strategia e non dimentichiamo che una missione di successo si basa sull'aspettarsi l'inaspettato. Ah! Ecco l'inaspettato. La Scina. Furie femminili? Coraggio, venite fuori ovunque vi troviate! Da questa parte! Ciao, supereroi! Permettetemi di presentarvi il mio amico, Scusami, qual è il tuo nome? Brian. Brian scoprirà l'effetto della matrice agonizzante se non lo troverete in tempo. Avete solo 2 minuti. Tic tac. Che cosa facciamo? Posso aiutarvi? Big Barda. So come disattivare la matrice agonizzante. Ma tu sei una furia femminile. Perché ci vuoi aiutare? Perché mi piace Brian. Mi dà sempre una porzione extra di patate. Andiamo. Se non mi fate uscire voi lo farà la Scina. Ma senza di me non riuscirete mai a disattivare la matrice agonizzante. Da questa parte! Ti prego, sbrigati! Ti darò tutte le patate che vorrai! Le furie femminili. Quelle delinquenti non devono evadere.
senza offesa. Tranquilla. Katana, rimani qui con Big Barda. Io mi occuperò delle furie. Tornate nelle vostre celle. Frost, dovresti essere impegnata con Bob Brian. Ragazze, toglietela di mezzo. Stompa sta per prendere questa ragazza blu. Stompa sta per prendere un raffreddore. Ghiaccio. D'accordo, ci penserò io. Naturalmente abbiamo raccontato alla preside Waller che Big Barda ci ha aiutate e il resto è storia. O almeno è meglio che lo inserisca nel mio prossimo rapporto sulla storia degli eroi. No, oh, riuscirai a ripararlo in tempo per la presentazione del progetto? Sì, si tratta di piccole modifiche e finalmente ho l'occasione di rimpicciolirlo un po'. Rimettiamoci al lavoro. E collego il filo color acqua marina a quello color pulce. Missile difensivo attivato. Oh oh! No! Bersaglio, scuola superiore per supereroi. No! L'ufficio informatico. Per fortuna la nuova consulente non lavora il sabato. Devo mandarle un messaggio per dirle che ho distrutto il suo ufficio? Io credo che sarà meglio andare a dirglielo di persona. Ciao, bel cristallo di criptonite. Sei così debole che neanche Supergirl ti aveva percepito. Ma io ho un rimedio a questo problema. Il mio primo dolce Kryptomite. Ci vuole proprio un bel selfie. Sorridi! Che ci fanno loro qui? Ciao, Lina! C'è qualcuno? Ciao, ragazze! Come state? Ecco, Lina, volevo dirti che accidentalmente ho fatto esplodere il tuo ufficio a scuola. Scusa. Ah, non c'è problema, sono cose che capitano. Allora, grazie per essere passati. Ciao, ciao! L'ha presa bene. Oh, no! Che cosa hai combinato? Oh, non mi sento tanto bene. Oh. Tu sei Supergirl, non puoi ammalarti. Guardate, criptonite. Oh. Nessuno può toccare la mia amica. Specialmente non uno strano pezzo di criptonite animato. Ora sei al sicuro, Supergirl. Grazie. Ti riportiamo a scuola. Come sei rabbioso! La sirena di allarme! Ancora quei mostriciattoli! Oh. Sto male. Batgirl, la devo allontanare dalla criptonite. Prendi il comando. Ricevuto! Mettiamoci al lavoro! Ah, sì! Vai così! Pescati questa! Ah,
tutte le viti ai bulloni! Se li distruggiamo, non fanno che moltiplicarsi! Come facciamo a fermarli? Ghiaccia Cryptomite! Ehi, aspetta un attimo! Vediamo che cos'è! Chimicamente è solo un cristallo. Ma anche una natura organica. Ci serviranno sia la chimica che la biologia per sconfiggerli. Andiamo in laboratorio. Oh! Oh! State lontano da me, pietracce! Penso io, Steve! Ah, grazie, Flash. Lavorare qui mi rende così nervoso! A seconda dei colori influenzano l'umore degli esseri umani. Immagino che il rosso sia il più rabbioso. Abbiamo formulato una soluzione antigroscopica che inibisce la cristallizzazione. Ah, li fermerà! Dobbiamo colpirli! E con questi abbiamo finito. Non si accorgeranno che ne manca uno. Starai bene con l'arredo della mia stanza. Eravamo destinati a conoscerci, piccolino. Harley, i tuoi scherzi sono davvero terribili. È quello che pensi tu. Per apprezzare gli scherzi bisogna avere il senso dell'umorismo. Credevo che fossero amiche. Ti aspettano 3 settimane di detenzione, inutile, Flash. Hai anche 4 artigli spuntati. Non puoi usare le mie cose senza chiedermi il permesso. Quel cerchietto sta molto meglio a me, Thunder. Dannazione, ho chiesto questo giorno di ferie 3 mesi fa! Forse se avessi parlato in modo comprensibile ti avrei capito, bamboccione. Sei stata tu a rompere il patto tra compagne di stanza. Per quanto tempo sei rimasta in bagno? Di certo non quanto te. Dovrebbero chiamarti Wonder. Occupo il bagno per ore e ore, Woman. Questo è il tuo meglio? Quello era solo l'inizio. Che vi prende? Non ci si comporta così tra buoni amici. C'è qualcosa che non va. È il Cryptomite. Quello rosso ha il potere di far arrabbiare le persone, ma gli studi di Mr. Fox hanno dimostrato che il DNA di chi proviene da Tamaran è immune alle influenze negative della criptonite. Torna immediatamente qui, brutta e piccola peste! Supergirl, usa la visione a raggi X per trovarlo. Perché dovrei aiutarti? Sai, mi faresti rimanere terribilmente male se mi dicessi dove si è nascosto il Cryptomite. È andato di là. Hai notato che vola in modo ridicolo? È il suo vestito! È orrendo! Sai cosa trovo stupido, Ivy? Quel prodotto chimico anticriptonite che hai creato tu. Puzza di calzino sporco dopo la palestra. E non potrei sopportare che me lo spruzzassi contro. Beh, mi dispiace per te, perché ne ho giusto un poco qui nel mio armadietto. Ma che cosa è successo? Ho un terribile mal di testa. Questo Cryptomite vi ha rese così aggressive. Il mio Cryptomite! Cioè, volevo dire, questo strano Cryptomite che non stavo assolutamente nascondendo nella mia stanza! Io devo andare adesso! Grazie per averci salvate, Starfire! Figurati, è stato un piacere! Ora devo proprio andare a fare una doccia. Questa roba puzza davvero di calzino sporco dopo la palestra. Ma certo che puoi prenderti il venerdì libero, anche il lunedì. Scusa. Scusami tu. Ti chiedo perdono, Flash.
La vostra missione, se decidete di partecipare, consiste nel diventare invisibili e aiutarmi a mettere questa sorpresa di compleanno nella stanza di Batgirl. Ma il compleanno di Batgirl non è tra 6 mesi? È proprio per questo che rimarrà sorpresa! È andata bene. Mettiamoci al lavoro. Ah, abbiamo eluso il sistema di sicurezza di Batgirl. Grandiamo! Che bella accoglienza. Lasciamole il regalo sul letto e andiamo via da qua. Subito, per favore. Non prima di aver consegnato questo pacchetto. Harley, forza, sbrigati. Un momento, devo sistemare questo. Aiuto! Cavolo, stavo per trasformarmi in una cotoletta tra il letto e il soffitto. Sta tornando! Nascondiamoci! Sto arrivando, prendo solo la mia battocintura e poi possiamo uscire. Per me. Ma che sorpresa! Qualcuno mi ha lasciato un regalo. Che gentile! Abbiamo fatto una sorpresa a Batgirl e non si è nemmeno accorta che eravamo qui! Però ora come facciamo a uscire? Basta con questi boom sonici! Chiudiamo questa storia una volta per tutte. Una gara in strada alla vecchia maniera. Niente superpoteri, solo cavalli e potenza. Adoro queste gare! Ehi, Wonder Woman, dov'è la tua moto? Non darai forfè! Oh! Tecnologia di copertura invisibile. Grazie per aver chiuso il traffico per la gara. L'ho fatto con piacere, purché tu e i tuoi amici manteniate la promessa e non... Mai, 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 mai e poi mai supereremo i limiti di velocità. In posizione, preparatevi. Non è una vera gara se non partecipa anche Harley Quinn! Via! Ragazza, mi fa letteralmente volare. Due rapinatrici! Le prendo io! No, ci penso io! Dove sono andate?
Eccole, le ho trovate! Le ho già in pugno! Gemelle doppio azzardo! Benvenute alla fine della mia corda! Non se prima riesco a fare un gioco di parole relativo alla mia arma. Non mi viene niente con la rete. Sì! Ehi, niente superpoteri! Anche tu non potresti usarli! Allora chi ha vinto? Sono io! Mi piacerebbe, lumacone! Però è rimasta un po' di torta per festeggiare la vincitrice! Se vi sbrigate! Facciamo una gara? Katana, tutti gli altri studenti hanno appeso i loro lavori e sono andati via ore fa ormai. Hai finito? Quasi, Mrs. Moon. Vorrei che il mio debutto artistico fosse praticamente perfetto. Benvenuti alla mostra di beneficenza della Scuola Superiore per Supereroi. Salutiamo la signora Silver St. Cloud, che ha concesso di esibire questo capolavoro della sua galleria. Supergirl, fai tu gli onori di casa? Con molto piacere, Preside Waller. Oh! Oh no, il mio quadro! Ah, che magnifica raccolta fondi! Tutto il ricavato va direttamente alle gemelle doppio azzardo! Ehi, ridatecelo! Ho giusto qualcosa qui nella tasca proprio per te! No! Kryptonite! Qualcuno le fermi! Oh, guarda, Aliki! Abbiamo visite! Dobbiamo tirare fuori l'argenteria! Non preoccuparti, l'ho portata io! Passiamo al piano D! Adoro l'acciaio super resistente! Ferme! Non provare ad avvicinarti! Abbiamo un ostaggio! Il mio quadro! Mettilo giù da sola o ti costringerò a farlo! Vediamo se hai coraggio! Doppio azzardo! Sfida accettata! Una banana split! È un vero capolavoro! Già, per questo volevano rubarlo! È così vivace, così particolare, così imprevedibile! Dove hai trovato l'ispirazione? In realtà è lei che ha trovato me! E vai col picnic! Adoro fare i picnic! Non c'è niente di meglio che mangiare in mezzo alla natura! Amico, non sei un bravo serpente! Un serpente? Dobbiamo salvare queste persone! Al lavoro, supereroi! Un orso! Aiutatemi! Guardate! Un peluche gigante! Sta arrivando! Scappa! Freccia tranquilla! Meglio tenersi alla larga da questa creatura.
Oh, supereroi che mutano di forma. Che cos'altro si inventeranno? Le persone che erano nel parco sono al sicuro. Ma da dove arrivano questi animali? Dallo zoo, ovviamente. Lion Mane! Ora aiuteremo Metropolis a entrare in contatto con il suo lato selvaggio. Perché non assecondi i tuoi istinti e ti unisci a me, Beast Boy? No! Non voglio! Non ti azzardare a toccare i miei amici o acconcerò la tua criniera a forza di pugni! No, ti prego, non avevo cattive intenzioni! Non è affatto sicuro lasciare che tutti quegli animali feroci girino liberi per la città! E vai, giochiamo al gatto e al pipistrello! Questo lo farà dormire finché l'unità crimini speciali non arriverà a prenderlo. Sì, ottimo eroismo! E ora riportiamo tutti questi animali allo zoo. Venite con noi, amici animali. Ops. Accidenti. Che pasticcio. Vuoi sentire un indovinello? Cosa ottieni se un elefante si siede su un recinto? Un recinto nuovo! Starfire, raggiungi l'elefante e broccalo! Io lo affianco e tu entri in azione, Beast Boy! Ferma dove sei, bestiolina adorabilmente rugosa! Ciao, amico! Sei pronto a seguire il tuo capo? Lascia aperto! Eccoci qui, tesoro. Direi che non era niente male per... Sono una volontaria di questo zoo. Mi chiamo Mary McCabe. Ora non c'è tempo per le chiacchiere. Abbiamo un mucchio di animali selvatici da riportare nelle gabbie. Voglio aiutarvi! Forza! Vieni qui, bel micione! Adesso! Grazie per aver salvato la mia ciccia! Te l'ho detto che funzionava! Te la sei meritata, amico! Ok, te ne do un'altra! No, 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 no! Devi dare da mangiare agli animali. Cattivone! Lontano da lei! Ti siamo davvero molto riconoscenti. Già, hai proprio un mucchio di abilità, secondo me. Sono solo brava con gli animali. Abbiamo già chiamato l'unità crimini speciali. Presto arriveranno a prendere Lion Mane. Oh, non c'è fretta. Benvenute alla festa dell'abbondanza. Un terremoto! No, un Ares moto! Ma chi è? Ares, il dio della guerra. Ares, tu non sei il benvenuto qui. E io non... Ci penso io, Ippolita. Ehi, dio della guerra! Non sei sulla lista degli invitati. E io non sono venuta a questa festa per farmi sballottare su e giù. Quindi, sparisci! Ho invitato nostro padre alla mia festa, ma non è arrivato. Sta festeggiando qui con te, per caso? No!
Zeus non è qui. Probabilmente è con Dioniso. Questo tipo è tuo fratello. Fratellastro. È una lunga storia. Dov'è il nostro padre? Vacci piano con gli arredi. Fratellastro, no, questo pazzo va fermato. Beccati questa! Beccata in pieno! Harley, ci serve l'amuleto di armonia per battere Ares. Vai nella sala delle onorificenze. Un amuleto di armonia in arrivo! Ho un'idea. Ti ho detto che Zeus non è qui. Vai via e lasciaci sole. Come osa la sorellina darmi degli ordini? Io sono Ares! Sorellina, pagherai cara la tua insolenza! No! La nostra casa! Hai trovato l'amuleto! Ehi, zoccone! Cosa ti passa per la testa? No! Non quello! Vai via! Oh! Mi sento in totale armonia! Mi dispiace davvero di aver rovinato la festa. Credo che me ne andrò a casa a meditare. Namaste, amiche. Om. Scusatemi tanto. Ogni volta che torno a casa scoppia sempre un dramma in famiglia. Non stai mica scherzando? Sul serio? Non scherzo. Dov'è Crazy Kilt? Io non l'ho visto. Se non arriva in 5 minuti, lezione cancellata, vero? Segretezza! L'arte di passare inosservate. Dovrete creare un costume che non si noti con un partner. La prima coppia è Batgirl e... Io scelgo me, posso confondermi ovunque! Oh, io... Salve! Ah! Ok, Batgirl e... Ivy! Ah! Ma lei è così insulsa e noiosa! E lei è così frivola e verde! Visto che il mio, cioè il nostro voto, dipende da questo, ho pensato di cominciare a scegliere dei modelli. Ma Crazy Kilt ha detto che dovevamo farlo insieme. Su questo ci metterei un po' di verde. Ivy, non premerlo! Indossare un costume che non dia nell'occhio serve a passare inosservati in modo da evitare scontri. Il tuo look floreale va bene per giorni normali, ma per questa prova dobbiamo essere più... Grandi! Non grandi, stavo pensando a qualcosa di... Grandi! Chi ha svegliato Solomon Grandi? Prova segretezza fallita! Con questi colori scuri non do nell'occhio. È impossibile che Croc mi noti. Ma il suo senso più sviluppato è l'olfatto. Io ho camuffato il mio odore con i gigli. Un'altra prova fallita! Sarò bocciata. Non sono mai stata bocciata. E se mi cacciano dalla scuola, dovrò andare a lavorare al chiosco degli hot dog. Potrò indossare solo il costume di Hot Stuff Hot Dog. Non voglio diventare un hot dog. Quasi pronta! Credo che ora ti piacerà.
Rilevata attività sospetta nel settore C. Oh no! Killer Moth ha preso Crazy Kilt! Però, se Crazy Kilt domani non c'è, non potrà bocciarmi. Insomma, Ivy, andiamo! Che te ne pare? Ah, bene! In missione segretezza! Sì! Non puoi farmi questo! Sono un illustre docente della scuola per supereroi! Sono arrivato in semifinale alla prova dei costumi! Semifinale? Ma nel curriculum c'è scritto che hai vinto! Deve esserci un refuso. Non importa! Voglio che tu mi faccia un super costume! Qualcosa di classe! Sofisticato! Di grande raffinatezza! Ah, ok. Qualsiasi cosa pur di non vedere il tuo stile abominevole. Killer Moth tiene in ostaggio Crazy Kilt, quindi è necessario passare sotto il radar se vogliamo trarlo in salvo. Stai tranquilla, Batgirl! Ivy, avevo detto sotto il radar! Ma sotto c'è un sistema d'allarme a raggi infrarossi! Non si aspetta che qualcuno ci passi sopra! Beh, idea geniale! Più veloce! Ci sto provando, ma mi è venuto un callo, ok? Non toccarlo, moriremo fulminate. Devo riuscire ad avvicinarmi. Qui, seguimi! Che cos'è? Hai sentito anche tu? Devono essere i nervi. Sono eccitatissimo all'idea del nuovo costume! Pensavo di aver bisogno di un partner. Invece ho capito che ho bisogno solo del costume giusto. Non vedo l'ora di indossare un costume da urlo! Killer Moth, il super cattivo! In effetti quello che hai addosso urla. Mi sono vestito al buio. Ancora tu! Già, io. E anche Ivy. E a quanto pare stai per tornare in gabbia. No, non ci tornerò! Porta il furgone dei matti. Certo, signorina Batgirl. Dite al procuratore che è accusato di rapimento, lavoro forzato e un mucchio di altri reati contro lo stile. Per l'ottimo lavoro fatto con i costumi, la super coppia Batgirl Ivy si merita 10 lode! Bene! Per tutti i gerani! Batgirl e Hawkgirl consegnano un prigioniero. Piccola, Hawkgirl! Avete arrestato Ombra Incappucciata! Tutto in una serata, commissario Gordon. Era scritto che finisse a Bel Rev prima o poi. Sono felice che abbiamo accorciato i tempi. Oh, anche io. Oh! Papà! La scia! Grazie per avermi arrestato, ragazze. Eludere i controlli è una vera seccatura. Ora non mi resta che liberare le mie amiche furie e poi leviamo il disturbo. Non ci sfuggirai! Stanne certa, se volete salvarlo. Il dardo era avvelenato e l'antidoto è nel posto di Metropolis, che più assomiglia a casa mia. Mi dispiace avervi messo in questa situazione scomoda, ma il tempo stringe. Che scegliete, me o lui? Tic-tac, ragazzi.
Andiamo a casa, Furie. Stompa, attiva la scatola madre. Oh no, ancora! La Scina ha detto che l'antidoto è nel posto che più le ricorda Apocalypse. Apocalypse è buia, pericolosa. E c'è un pessimo odore. I pozzi di catrame di Centennial. Ecco cosa intendeva per situazione scomoda. Tu cerca nel quadrante ovest, io nel quadrante est. Eccolo. Forza, commissario! Scusami, papà. Le furie sono fuggite per colpa mia. Oh, piccola, essere un buon eroe significa fare scelte difficili e tu hai fatto quelle giuste. Senti anche tu puzza di catrame? Sì, il crimine puzza. Hai vinto ancora, piccola. Credo sia ora di tornare al lavoro. Papà, il dottore ha detto che devi restare finché non saranno sicuri che il veleno di Apocalypse sia... Oh! Chi ha preso i miei occhiali da sole? Ehi, giganta! Sta ferma! Non vedi che ce l'hai sulla testa? Crisi scongiurata. Ragazza, dovresti imparare a controllare la rabbia. Non ho alcun problema di rabbia! Ehi, guai a chi tocca! Il nostro amico! Thunder, Lightning, mettiamo al tappeto questa ragazzona! Diamole quello che si merita! Ehi, smettetela o altrimenti... Ho bisogno di aiuto! Codice rosso, codice rosso! I pazienti! Serve l'elettricità, subito! Guardi cosa ha fatto! È colpa sua. Batgirl, aiuto! Ho esaurito la mia energia nel combattimento contro Giganta e ora non posso ricaricarmi. Non preoccuparti, ci penseremo noi. Non possiamo pensarci noi. Se non riattiviamo la corrente, Metropolis piomberà nel caos. Possiamo aiutare i cittadini, ma l'elettricità non è compito nostro. So io chi può farlo. Venite al rifugio! Al caldo! Qui dentro! Lightning, devi aiutarmi. Come faccio senza Thunder? Mi servi solo tu. Andiamo! Non ce la faccio! Non ce... Sì che puoi. Papà diceva sempre che possiamo fare tutto. Quando lo facciamo insieme! Uno, due, tre! Tre! Sì! Per aver riattivato l'energia elettrica a Metropolis. Woohoo! Sì!
chiedo come ci si senta ad avere una sorella. Dovresti saperlo. Perché tu hai noi. Non così forte! Oh, scusa. Ops. Forse non ti è chiaro, Batgirl. Qui sei a lezione di educazione fisica. Ora vedi di darmi quell'aggeggio. Ma Coach Wildcat... Devi darmelo! Stavi andando a 453 km orari. Sono proprio costretto a ritirarti la licenza di volo. Le chiavi. Per soli 3 chilometri! Oh. Niente messaggi in classe, piccola. Anche tu, papà. Ti restituiremo le tue cose solo quando avremo verificato che hai compilato tutti i moduli necessari. I moduli? Oh. Perché sei così triste? Ah! Oh no! Ragazzini. Mrs. Clayface! Ehi, si fermi! Non intendo passare un altro giorno lontana da mio marito. Ho bisogno della tua tecnologia per farle evadere da Arkham. Ah! Tergicristalli, tergicristalli. Ciao, ciao, Bat. Le mie cose! Aiuto! Grazie. Cerca di tenere il becco chiuso. Carburante esaurito, carburante esaurito. Oh oh. Hai perso l'equipaggiamento e il Batjet è distrutto. Niente superpoteri ora, vero? Non ne ho bisogno per essere super. E di certo non ne ho bisogno per battere te. Pare che i tuoi desideri si avverino. Non passerai un altro giorno lontano da Mr. Clayface. Ora starai ad Arkham anche tu. Oh, maledetta Batgirl. Ora devo assolutamente trovare il mio braccialetto. Mi sarò perso un centinaio di messaggi. Ares, stai indietro. Altrimenti... Ehi, mister. Oh, non dovete agitarvi. Sono solo passato a salutare mia sorella. Vi ho portato questa offerta di pace, una delle cose più preziose che possiedo. Il vello d'oro. Wow! Non sarà un altro trucco? Questo significa che l'amuleto di armonia funziona davvero? Niente trucchi, solo regali. Da quando l'ho ricevuto, mi sento come il dio della pace. Vegano, se non avete mai partecipato a un drum circle, dovreste provarci. Vi cambierà la vita. Un frullato grande, per favore. Grazioso. Oh, mi dispiace che tuo man, te ne porto un altro. Questa è la tua occasione per sfondare. Diventerai una stella. Sì, tesoro. Ah, è
Harry, che piacere rivederti. Sei un vero splendore. Te lo ripeto, non ce l'ho l'erba gatta. Ah, mi tratti come se venissi solo a chiederti qualcosa. E allora perché sei venuta? Voglio qualcosa. Forza, Harley ci sta. Le ragazze di Gotham devono darsi una mano, giusto? Hai conosciuto Elena di Troia? Oh, certo. Una donna veramente speciale. Aiuto! Aiuto! Harley è nei guai! Andiamo! Torniamo subito, Ares. Fate con calma. Non c'è fretta. Io rimango qui a godermi questo elisir. Aiuto! Siete venuti anche voi per l'audizione? Catwoman ha detto che dovrò fare il provino per il ruolo della damigella in pericolo! E così ho detto ad Ercole, quella non è una sirena, quella è mia madre! Ma che roba è? Giù! Una granata al polline! Tranquilli, ci penso io. Ho armato il mio uleto! E adesso? È un bel guaio! Io sono Ares, il dio della guerra! E sto per distruggere questa città! State dicendo che non c'è nessuna audizione? Oh, spero per lei che quella gatta abbia 9 vite, oppure... Oh, allarme generale! Ares, vado a prendere il furgone. Batgirl, ho sentito l'allarme. Di cosa hai bisogno? Che devo fare? Ho bisogno che tu... Salva tutto quello che puoi! Forza, Flash! Cos'è successo al budget? In officina. È stata Clayface. Aviatrici, seguitemi! Tutte quante a bordo! Ares, ti prego! Tu credevi nella pace! Non più adesso! È la guerra l'ordine naturale dell'universo! Attenzione! Che cosa vedi? Identifico i punti deboli. Starfire, Bumblebee, fate scoppiare il traliccio! Dobbiamo trovare quella muletta.
segreto. Ma potrebbe essere ovunque. Forse potrei aiutarvi. Miss Marshall. E come? Poteri psionici. Tu li possiedi? Sì, non mi piace farmi i fatti degli altri, ma sembra una cosa importante. Perfetto. La cassaforte di Catwoman. Tutti al furgone. Io vi precedo. Ehi, Ares, grazie per il vello d'oro. Ma è mio! Non sarai mai degna del vello! Ah, sì? Ha! Lo vuoi? Vieni a prenderlo! A che punto siamo? Funziona con un sensore ottico che si apre solo con Catwoman. Mi servirà un martello, un po' di nitroglicerina. Oh, potrei... Sai anche trasformarti? Perché non sapevo che potevi farlo? Non sono una che si vanta. Flash, porta la Wonder Woman più in fretta che puoi. A causa della vostra insolenza, a Metropolis regnerà la guerra! Ho l'amuleto di armonia! Ottimo! È l'unica cosa che può impedirgli di fare un disastro. Oh, tu! È colpa tua perché hai rubato l'amuleto! Non lo sapevo. Pensavo fosse solo una bella collanina. Beh, tieni le tue zampacce! Fermi! Se ci mettiamo a litigare, facciamo il gioco di Ares. Ci serve un piano per mettergli addosso questo e salvare Metropolis. Nessuno è più astuto di me alla scuola per supereroi. Ci penso io. Sarebbe perfetto sul mio abito da sera, ma il dovere mi chiama. Oh, che brutto mal di testa. Oh, l'ho rifatto, vero? Già, andiamo. Davvero? Vuoi aiutarmi dopo tutto questo? A questo serve la famiglia. Oh, grazioso. Che altro sai fare, Miss Marshall? Ehi, Catwoman! Giù le zampe dal mio furgone! Per fortuna ho installato un congegno antifurto. Oh. Ah, vedo che i gatti non cadono sempre sulle zampe. Per il tuo ruolo in questa catastrofe, 6 mesi di reclusione! Perché non facciamo 7? In volo con l'aquilone! Blackfire, sono così contenta di questa riunione tra sorelle. Lo adori anche tu il giorno del divertimento? Sì. Oh! Cervello ghiacciato! Hai vinto! Il tuo cervello si è ghiacciato per primo! Ah, sulla Terra festeggiamo il vincitore versandogli tutte le bottiglie sulla testa! Aggiungi anche questa sul mio conto! Va bene! So io qual è il modo più spassoso per festeggiare il giorno del divertimento! Starsene seduta in santa pace a riflettere? Oh, Blackfire, la tua solita lingua tagliente. Io intendevo andarci a divertire come pazze allo zoo! Non lo trovi anche tu super divertente? Abbiamo idee diverse sul divertimento. Preferiresti ammirare gli orsi polari oppure i cavalli col mantello a chiazze? Ne ho abbastanza della terra e dei suoi animali. Insomma, che cosa mi rappresenta quello laggiù? Uno squalo con le gambe? È ridicolo. Ma quello non è un animale dello zoo! Quello è il re squalo! Ho voglia di frittura di pesce! Dobbiamo fermarlo! Sì! Quei pesciolini non sono da mangiare! Beccati questo! Nessuna ragazzina potrà mai sottrarmi la mia cena.
Forse tu potresti essere la mia cena. Nessuno si mangerà mia sorella per cena. Tornate qui, bocconcini! Cosa facciamo? Blackfire! La filastrocca di quando eravamo bambine! Giro, giro, tondo, giro intorno al mondo, tira qua, tira là, al tappeto lui cadrà! Sì! Molto bene! Giorno del divertimento! Beh, torno all'Accademia di Korugar. Ci vedremo a Tamaran alla festa della sovranità? Non potrei mai perdermela. Grazie, sorellina. Mi sono divertita. Anch'io!